Allora, a Napoli non è mai troppo alta l'attenzione, no? Sul voto di scambio ogni volta che si aprono le urne. Ma è una vergogna che un giornale deve denunciare che ci sono le liste sporche, è una vergogna che in tutti i quartieri popolari c'è uno scambio di voti, un acquisto di voti e nessuna istituzione se ne occupa. Noi avevamo come Napoli Capitale invitato più volte gli altri partiti a fare un accordo per liste pulite e nessuno ci ha risposto. Avevamo invitato il prefetto più volte ad occuparsi di questa vergogna dell'acquisto dei voti che offende la dignità dei napoletani e il prefetto sembra che sia impegnato per altre questioni, non credo più importanti di queste, e fa finta di non sentire e di non vedere. Noi siamo qui, non ci muoveremo da qui fin quando il prefetto, che è istituzionalmente dedicato a queste problematiche, non si interessi del caso e non faccia una task force per evitare questa vergogna del voto di scambio. Mi piace ricordare solo una cosa per me importante, ma importante per i napoletani. Napoli Capitale è l'unica lista che non ha avuto nessun impresentabile. Tutti gli altri schieramenti hanno degli impresentabili. Napoli Capitale ha l'orgoglio di aver scelto dei candidati esenti da qualsiasi problematica.